Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata Onebu dedicata alle tradizioni popolari. Abbiamo nostra ospite, ormai sta diventando un appuntamento fisso con l'archeologa Emanuela Katia Pilloni, che ci sta raccontando tantissimi dettagli sulle vicende che legano, insomma, le nostre tradizioni popolari agli antichi abitanti. Stiamo andando sempre più indietro nel tempo, Emanuela, quindi vediamo di trovare, insomma, dei paletti da mettere in modo che riusciamo a districarci in questi argomenti. Allora, io saluto tutti i nostri amici di Onebu. Questa è una serata Onebu, quindi vado subito a condividerla nel nostro gruppo. Vediamo un pochettino. Allora, tra l'altro ci seguono anche da oltremare, quindi ci sono tutti gli appassionati, diciamo, ecco, andiamo così. Ci sono tutti gli appassionati di queste materie e dalla nostra isola che, insomma, hanno formato i circoli dei sardi e i circoli sanno che noi andiamo in diretta. Ormai Onebu è diventata una realtà anche per chi sta, insomma, chi non può raggiungere la nostra sala, che purtroppo è ancora chiusa, ma la questione Covid alla fine ha trovato dei vantaggi, sai, perché ci sono molti amici che non riescono a collegarsi in diretta perché lavorano, perché insomma hanno altri impegni. Oggi c'è la partita dell'Italia, per esempio, quindi ho scelto proprio una data terrificante per fare una diretta, però in molti si collegano e dicono: ah sì, benissimo, ho la possibilità di guardarmelo anche in differita, poi ogni tanto si distraggono per bere una bibita oppure fare qualcosa e poi se lo possono rivedere, insomma, in differita. Però si stanno collegando. Ecco, Giancarlo, ciao, ciao Tiziana, Lady, Paoletta, ciao Paoletta, poi ci vediamo noi nelle prossime gite, poi Luisa, Giovanna, bene, bene, si stanno già collegando tutti, quindi io direi che posso condividerlo nel gruppo di Preistoria Sarda. Quindi condividi nel gruppo il nostro nuovo gruppo di Preistoria Sarda. Ricorda a tutti che, scusami Emanuela, metto una No, no. parentesi, però ci tengo particolarmente. Certo. Circa un mesetto fa noi avevamo un bellissimo gruppo che era il gruppo di Preistoria Sarda, e questo gruppo ha subito un hackeraggio. Sostanzialmente aveva 42.000 utenti pa che partecipavano ed è stato hackerato il profilo di uno degli amministratori. Io ero uno degli amministratori, non è stato hackerato il mio profilo, ma quello di un altro degli amministratori, e ci hanno rubato il gruppo, ci hanno bannati da questo gruppo, e quindi purtroppo abbiamo dovuto aprire un nuovo gruppo e mi sono preso io l'onere e l'onore di aprirlo. L'ho proprio chiamato Preistoria Sarda di Pierluigi Montalbano, in modo che fosse chiaro. Vedo che sta andando bene perché siamo ormai quasi 4.000 persone che partecipiamo e quindi ci siamo quasi riusciti. Bene. Allora, condividi in questo gruppo, lo condivido in questo e lo condivido anche nel gruppo dei nuraghi. Bene, quindi direi che possiamo iniziare. Ciao Felicita, saluti da Tucumán, Argentina. Oh, Wow! che bello. Che bello. Ciao Angelo, Michela, Giuseppe, Annalisa. Bene, 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 bene. Siete in tanti. Allora, Emanuela Katia Pilloni, la nostra archeologa che tratta anche le tradizioni sarde. Tra l'altro, tu hai avuto l'opportunità di scavare in uno dei nuraghi più belli che ci sono nell'isola. Me ne parlava sempre il mio professor Ugas, che è il nuraghe sul mulino di Villanova Franca, Questi che persiani. è un gioiello. Hai avuto l'opportunità di scavare lì e magari lì qualche rituale, insomma, si svolgeva, vero? Assolutamente. Sicuramente. Le lucerne, i rituali di lucerne, sì, vabbè, quello è un darà tante risposte, diciamo così. Speriamo che Questi riprendano un costumi. pochettino le campagne di scavo. Ho visto che io sono in contatto un po' con diversi archeologi in Sardegna. Un po' si stavano lamentando del fatto che in Sardegna stanno arrivando molte equip esterne Esterne. dall'isola, però evidentemente i loro progetti stanno trovando riscontro, perché non è soltanto la soprintendenza che deve fare degli scavi, ma insomma bisogna presentare progetti, i comuni si stanno dando molto da fare per avviare, insomma, delle campagne. E quindi, bene, speriamo bene. Angelo, saluti da Manchester. Ciao Angelo. Ciao, Alex, ciao Salvatore, ciao Teresina. Bene, allora,
Direi che possiamo iniziare, siamo una cinquantina, quindi ci siamo, dai, un bel gruppetto di amici l'abbiamo attirato. Ciao Rian. Allora, Emanuela Katia Pilloni, la nostra dottoressa, hai scelto un argomento assai dibattuto, molto intrigante, perché entriamo nel campo della magia, nel sciamanesimo, quindi nei rituali di guarigione. E questo rituale dell'incubazione, quando me l'hai proposto, io sono rimasto sorpreso ma contento, perché non se ne parla granché, è dibattuto fra gli studiosi e fra gli specialisti, perché bisogna andare ad analizzare testi greci, insomma, ecco, è un po' pesante, però, allora, raccontaci queste vicende di questo sonno che durava 5 giorni, ma chissà. Vediamo. Ok, intanto buonasera a tutti, grazie, non mi dilungo, grazie a Pierluigi e grazie a tutti voi, insomma, per l'affetto e la costanza e anche per la pazienza di vedere sempre la stessa faccia, che spero non vi annoi troppo. Allora, detto questo, che cos'è l'incubazione? Allora, perché ho scelto questo argomento? Perché mi piace, veramente lo trovo estremamente stimolante, proprio per il fatto che, al contrario di altri che possono trovarlo noioso, la presenza di fonti antiche per me è invece un elemento importantissimo. E poi perché è interessante, perché ci permette anche di capire come talvolta possano nascere determinati miti o come magari da alcune informazioni, alcuni fatti, diciamo, e pratiche reali si possa arrivare al mito, ecco, diciamo così. Allora, l'incubazione che cos'è? Ho trovato una definizione bellissima facendo insomma un po' di ricerche che vi propongo. Uno stato onirico inteso come possessione benigna, finalizzato alla guarigione, quindi con una valenza iatrica, direbbero, no? Potremmo dire la iatria, iatros era il medico in greco, oppure eo, una valenza invece mantica, cioè di interpretazione della volontà divina attraverso i sogni che chiaramente le divinità stesse mandavano. Quindi in sostanza di cosa si tratta? Di un sonno guaritore presso dei luoghi sacri. Il luogo è importantissimo in questa pratica. Da un punto di vista etimologico, l'incubazione deriva dal latino incubare, che vuol dire letteralmente giacere sopra. Quindi l'incubazione è la pratica di dormire presso, che cosa? Lo vedremo, templi, tombe, e poi con un grande punto di domanda, luoghi comunque legati al sacro. Le attestazioni più antiche che abbiamo, quelle perlomeno più certe, di cui abbiamo maggiori fonti, riguardano il mondo egizio, già nel XV secolo avanti Cristo, probabilmente la pratica dell'incubazione era praticata nei templi in onore di Iside e di Serapide. Ma questa pratica doveva essere una pratica molto frequente in ambito mediterraneo in generale, già in età e soprattutto in età preclassica, e poi in età classica venne comunque mantenuta. E in età classica diciamo che l'esempio più celebre, forse più noto e più familiare, è quello del dio Asclepio, quindi Esculapio poi per i latini. Lì abbiamo anche delle informazioni. Per i fenici era Eshmun. Esattamente. Aspetta, inoltrarci nei dettagli, dobbiamo catapultarci in un mondo di 3.000-3.500 anni fa, in cui sicuramente non esisteva la medicina come la intendiamo noi, non esistevano gli ospedali, c'erano sicuramente delle epidemie, c'erano delle malattie, l'igiene poteva essere curata fino a un certo punto, io non so che parametri ci fossero in quell'epoca. Quindi stiamo andando verso un argomento che ci porta in quello che oggi sono gli ospedali, cioè dei luoghi dove si va, si cerca di guarire, c'è la cappella vicino dove si va a pregare quando le medicine non danno i risultati sperati, però oggi l'abbiamo modernizzato, ma siamo in quel campo, giusto Emanuela? Sì, allora siamo in parte in quel campo e in parte in un campo in cui scienza, spiritualità e filosofia non erano viste come categorie assolutamente distinte del pensiero e della vita, ma come semplicemente sfaccettature della stessa medaglia. Quindi dobbiamo entrare un po' in quest'ottica e in questa mentalità.
poi il fatto del sonno in modo particolare e del legame fra il sonno e il mondo, diciamo, divino è abbastanza spiegabile. L'unico momento realmente di assenza di coscienza, che diciamo così, no? Che l'uomo conosce e di cui può avere il ricordo, è quella del sonno. Fra l'altro, però, nell'incubazione andremo a dire qualcosa di insomma di più particolare ancora. Sicuramente, però, certo, riguarda quello. Non è un caso che sia legato nel mondo classico proprio alle figure, diciamo, di Esculapio, comunque di divinità guaritrici preposte a questo scopo. Interessante notare un altro aspetto molto importante, che è quello della, diciamo, del legame con divinità di tipo ctonio, sempre, cioè divinità legate alla terra, quindi a culti mediterranei precedenti all'arrivo delle popolazioni indoeuropee, legati alla terra e quindi alla Dea Madre. Normalmente l'incubazione avveniva mediante una discesa, i greci la chiamavano aditon, quindi una discesa proprio dentro la terra, grotte sotterranee, cave, e solo dal contatto con la terra in un giaciglio preposto in luoghi naturalmente particolari poteva avvenire questo rito, che peraltro in genere prevedeva una preparazione del paziente fedele, no? Paziente barra fedele, di circa 3 giorni, in cui si facevano lavacri rituali, digiuni, astinenza anche sessuale, che aveva la finalità di preparare il paziente a quel momento, appunto quello del sonno, chiamiamo così, ristoratore, guaritore. Aspetta, ti fermo un attimo. Adesso mi viene da pensare, in base a quello che tu hai detto, si pratica una terapia del sonno, però precedentemente la preparazione vede un'igiene personale, esatto, con dei lavaggi, esatto. Sicuramente ci saranno state delle offerte da dare al medico stregone barra dottore, insomma, che avrebbe dovuto provvedere. Ci sarà poi qualcuno che interpreterà i sogni rivelatori di queste persone che dormono, e quindi io penso, se uno sta molto male, in quei 3 giorni già qualche o si ha un miglioramento vistoso, o insomma uno ci lascia le penne, quindi si prendevano il sicuro, insomma, questa persona, se resiste 3 giorni, vediamo un po' se riusciamo ad arrivare ad altri 2 o 3. È anche possibile, in genere un po' tutte le religioni, pensiamo alla religione cristiana, quanto delle pratiche di purificazione, no? Di astinenza, poi le ha trasportate ad un altro livello, però le ha mantenute e le ha certamente ereditate. È anche possibile, per esempio, che i digiuni, oltre diciamo il valore simbolico, avessero anche un valore pratico di altro genere. Certo. A seconda del modo in cui, noi non lo sappiamo per certo, abbiamo solo così delle ipotesi, il sonno venisse indotto, questo sonno così profondo, e vedremo che è una caratteristica particolare questo sonno. È chiaro che se a seconda della sostanza che prendo, a stomaco vuoto, probabilmente l'effetto veniva potenziato, ci viene da pensare, ecco, senza avere certezze, però anche queste sono ipotesi. Chiaramente sì, poi tutte i lavaggi rituali fanno parte insomma di tutte le religioni e le religiosità da che mondo è mondo, per cui assolutamente legati. Tra l'altro interessante notare come in questo brevissimo prima excursus storico, questa pratica criticata, demonizzata da Tertulliano, quindi uno dei padri della Chiesa nel III secolo, in riferimento proprio alla Sardegna, come poi andremo a dire, di fatto viene mantenuta in ambito cristiano. Si pensi per esempio ai santi Cosma e Damiano, santi medici, guaritori. Nella Basilica a Costantinopoli, di questi due santi, si praticava il rito proprio dell'incubazione. In quel caso non c'era più l'aditon, cioè la discesa in un luogo sotterraneo, perché la basilica cristiana era concepita in maniera diversa, e la pratica avveniva in un giaciglio posto sotto l'effigie dei santi. Anche in quel caso, chiaramente, per i cristiani c'era tutta una preparazione, che era anche di formule, di preghiere, precedente al rito stesso. Ma l'incubazione, però, oltre che una funzione proprio, diciamo, di guaritrice, no? Io vado lì, attraverso questo sonno potevo guarire, spesso si fa riferimento però più che a malattie fisiche, a malattie della mente,
diciamo, a voler, si poteva praticare l'incubazione secondo le fonti, per esempio per scacciare incubi, paure molto, molto forti, oppure per interpretare, come vi dicevo, la volontà. In quel caso, come riferendomi a quello che hai detto tu prima, se il sonno mi doveva dare un'informazione, talvolta questa informazione era chiarissima, cioè per guarire devi fare A, B e C, e non c'era bisogno dell'intermediario. In altri casi invece era fondamentale e molto probabilmente, rifacendoci per esempio ad altre fonti come Solino, erano le sacerdotesse preposte a questo compito. Sacerdotesse perché erano comunque culti, ripeto, che nella fase più antica, ecco, quindi dobbiamo tornare indietro rispetto al mondo greco, nella fase più antica erano legate a divinità di tipo Ctonio, come per esempio la Dea Madre. Quindi sicuramente dobbiamo Aspetta un attimo, allora, due osservazioni qui. Ciao Giorgio, Giorgio ti fa i complimenti, Giorgio Valdés. Allora, Miriam dice, ciao Pierluigi, interessante questo argomento. In tempi più vicini a noi, però occorrerebbero testimonianze certe che molte persone con sofferenze varie trascorrevano alcune notti in stato di dormienza, in modo simile, fino al superamento della fase critica, quindi anche a scopo curativo, esattamente. Invece Paoletta ci chiede, era un sonno indotto con erbe allucinogene? Allucinogene? Sì, e ne parliamo, sì. è possibile. Allora, una delle ipotesi è quella. Noi chiariamo ipotesi, cioè noi tutto quello che stiamo dicendo adesso si basa su alcune fonti molto più tarde rispetto alle fasi originarie, che non scendono nei dettagli, purtroppo. È chiaro, evidente però, che molto probabilmente si trattava di erbe che inducevano il sonno. Qualcuno ha ipotizzato anche l'ipnosi, pratiche ipnotiche, che comunque è possibile. Questo, per esempio, a me ha fatto. C'è un passo di Solino in cui appunto parla delle sacerdotesse della Scizia, le Bittie, che avevano la doppia pupilla e che erano in grado con lo sguardo di quasi di uccidere, no? Di folgorare, e che sono in genere appunto legate, si fa poi un riferimento anche in qualche modo, in questo caso alla Sardegna, perché viene nominata. Quindi effettivamente possiamo pensare anche a pratiche appunto come quella dell'ipnosi. Non conosciamo esattamente, cioè, ci sono anche degli studi, siccome non c'è niente di preciso, non mi avventuro in cose che non so, ma di sicuro c'erano sostanze che lo induceva, oppure pratiche come l'ipnosi. Sì, Questo qui sì. sono intervenute. Allora, una persona che appunto dice il sonno era un'ipnosi, quindi sicuramente sì. Adesso in questo argomento vedrai che ci faranno delle domande ben precise perché è un argomento che ha catturato l'attenzione. Giovanna, per esempio, dice la pizza greca prendeva cioè, ecco, già specifica una sostanza, Giovanna. Sì, Quindi. in realtà per la Pizia greca non è che si sia certi della sostanza che assumeva. Qualcuno ha pensato anche inalazioni che provenivano dal sottosuolo, in realtà gli studi geologici fatti non li hanno confermati. Quindi, Io ripeto. sapevo in epoca minoica utilizzavano lo zafferano che è un potentissimo Certo, allora. allucinogeno se preso in quantità sbagliate, Sì, praticamente. infatti avevano una conoscenza chiaramente delle piante, non dico superiore alla nostra, ma comunque una conoscenza grandissima. Approfondita. Per cui, certo, di preciso, ripeto, noi non ha, anche perché la fase iniziale, ricordiamoci, per quanto riguarda la Sardegna, poi ne parleremo, siamo nella protostoria, quindi non abbiamo neanche fonti scritte dirette del posto, ma solo fonti molto, 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 molto più tardi. Dimmi tu poi se io posso. Io adesso vorrei proprio indicarvi come sappiamo che questa pratica, come la leghiamo alla Sardegna sostanzialmente, perché poi questo è Vai. l'aspetto che forse ci interessa di più. Bene. Va bene. Allora abbiamo una fonte autorevolissima, in questo caso la fonte Aristotele. Siamo quindi nel IV secolo a.C., il filosofo forse per eccellenza, Per comunque uno eccellenza. importanti filosofi di tutti i tempi. Nella sua opera, nella fisica, quindi parlando di tutt'altro, parlando del tempo. Il tempo cronologico e non il tempo meteorologico, e della percezione del tempo, fa questa citazione che poi dà il via a tutta la questione della incubatio in Sardegna. Ve lo leggo un attimo perché le parole esatte, perché in questo caso è proprio una questione di interpretazione di fonti molto preciso. Allora, dice così, parlando del tempo, dice. Non sembra che il tempo sia trascorso neppure per coloro che in Sardegna, secondo quanti alcuni raccontano, dormono presso gli eroi.
e si uniscono l'ora precedente con quella successiva, facendo di entrambi un unico istante. Cosa ci dice? Okay. Tre informazioni. La prima, questo rito era praticato in Sardegna. Si dorme, quindi il rito è quello chiaramente dell'incubazione, presso eroi, non tombe, eroi. L'espressione greca è para tois erosin, quindi presso gli eroi. L'altra cosa che ci viene detta è che il momento dell'addormentamento e quello del risveglio è percepito dal paziente, diciamo, dal fedele come lo stesso. Chi ha subito qualche intervento e sa, e quindi ha dovuto subire un'anestesia, sa, conosce benissimo questa sensazione. Il momento in cui io chiudo gli occhi è lo stesso del risveglio, non ho ricordo di null'altro. Questo è quanto afferma Aristotele. Aristotele. Quindi, ripeto, una fonte importante, ma siamo nel IV secolo avanti Cristo. Questa pratica probabilmente in Sardegna noi la dobbiamo retrocedere all'epoca nuragica, quindi molti secoli indietro. Questa fonte comunque, Aristotele, è stata ripresa da tanti autori successivi, che in parte hanno ripreso esattamente quanto ha detto lui, in parte hanno aggiunto qualche elemento, come per esempio un autore del VI secolo d.C., guardate quanto, no? Ci stiamo spostando, che per la prima volta parla di 5 giorni, quindi non parla più solamente... Parla sempre e solo di dormire presso gli eroi, quindi non si parla neppure in questo caso di tombe, e si parla del fatto che coincidano il momento dell'addormentamento con quello del risveglio nella coscienza, questo in poi si aggiungono i 5 giorni. Questa è una fonte, però siamo nel VI secolo, quindi abbastanza tardi. È anche possibile però che questa fonte, così come altre, in qualche modo avessero avuto modo di... come possiamo dire, di consultare fonti a cui Aristotele, che Aristotele non aveva a disposizione o a cui Aristotele non interessava. Ricordiamo che quella notizia di Aristotele è data per inciso, lui stava parlando di tutt'altro, stava considerando la questione del tempo da un punto di vista filosofico e mette questo inciso. Però perché è così importante per lui? Non solo perché appunto è citato da un autore come Aristotele, ma perché lui dice proprio, utilizza un verbo, mitologeo, che in greco significa raccontare, ma raccontare il mito vuol dire che era un fatto ormai diventato notissimo, quindi come un fatto conosciuto da tutti, tanto da poter essere preso come esempio. Guardate, per capirci, ricordate quello che dicono in Sardegna. Evidentemente non nelle altre poteva fare l'esempio dell'incubazione presso il tempio di Asclepio in Grecia, diffusissimo, no, parla della Sardegna. Evidentemente in Sardegna era una pratica particolarmente diffusa e importante. Quindi come possiamo vedere di tombe non si parla. Perché sottolineo questo aspetto? Perché invece una delle ipotesi che si era fatta relativa proprio alla pratica dell'incubazione in Sardegna e che questa avvenisse presso le celebri e bellissime tombe dei giganti. Perché? Prego, dimmi. Beh, io stesso quando parlo dell'incubazione lo associo sempre alle tombe di giganti, forse perché ho la formazione, cioè a furia di sentirlo l'ho preso per buono, che questo è un errore da parte mia, però può darsi anche che gli eroi fossero proprio quelli che andavano a essere sepolti in queste tombe monumentali, oppure dobbiamo pensare a degli eroi simbolicamente rappresentati ad esempio dai menhir, oppure da qualche altro monumento che ci sfugge, penso, esatto. Non so, forse i tempi a Megaron. Esatto. Allora, sì, approfondiamo un pochettino, Emanuela. Sì, sì, questa è una cosa importante. Sta diventando sempre più interessante. Sì, allora, qual è il punto? Quando è che a un certo punto c'è un'altra fonte tarda del VI secolo, quindi ecco perché, ripeto, è una questione abbastanza complessa, che per la prima volta associa l'incubazione all'arrivo invece dei Tespia, dei poi di Iolao in Sardegna, quindi al mito di Iolao, di Eracle e dell'arrivo dei 9 figli. E dice che l'incubazione sarebbe avvenuta presso le tombe di questi eroi. Okay. Incorrotte tombe, le cui salme sarebbero state appunto incorrotte, per cui sembravano dormienti. Da qui il mito dei 7 dormienti in campo cristiano, eccetera. Okay. Ma è molto tarda. Secondo Didu, che è stato per tanti anni professore ordinario di storia greca. Storia greca, sì, ho dato l'esame con Didu. Me lo ricordo. Aiuto. Che ha fatto tutta una serie di studi interessantissimi relativi proprio ai rapporti con i miti greci. Ritiene che in realtà...
questa sia una, diciamo, sia confluito nella questione dell'incubazione, che secondo lui non è un mito, ma è proprio una pratica realmente, che accadeva realmente, un mito che non aveva nulla a che fare con l'incubazione, che è appunto questo degli eroi dormienti. In ogni caso, non gli, l'associa, questo è interessantissimo, allora. Secondo lui, appunto, l'incubazione non necessariamente avveniva in corrispondenza delle sepolture, ecco, questo. Però è vero anche che in la Sardegna ha dei rapporti strettissimi da sempre con l'Africa settentrionale e c'è la popolazione, quella dei Nasamoni in Africa, che seppellivano defunti seduti in posizione, quindi seduta come alcune tombe, come una parte Come della Monteprama. Necropoli appunto di Monte Prama e che quella posizione probabilmente potesse in qualche modo, no, anche ricordare i dormienti. Perché dicevamo è improbabile, per quanto siamo sempre nel campo delle ipotesi, ci tengo a precisarlo, quindi ci teniamo così, improbabile che fossero le tombe dei giganti. Intanto, se fossero davvero 5 giorni, pensare 5 giorni fuori all'Adiaccio, se, insomma, se chi ci sta ascoltando ha presente le tombe dei giganti, questo non poteva avvenire, difficilmente poteva avvenire all'interno, della tomba, nell'incubazione. Si pensa spesso invece, cioè, l'interpretazione che si era data è che potesse avvenire, all'esterno, Sì, nel bancone che c'è esatto, nell'esedra a in volte. corrispondenza sì, dell'esedra. Pensare lì 5 giorni all'Adiaccio, insomma, è un po', più improbabile. Ora, un'altra notizia di un autore, questa volta cristiano, appunto Tertulliano del III secolo, ci viene un po' incontro, secondo me, forse ci può aiutare. Tertulliano dice che un certo eroe della Sardegna, quindi che è noto dalle fonti, che un certo eroe della Sardegna che libera dalle visioni quelli che giacciono a dormire nel suo tempio. Quindi riporta la pratica dell'incubazione, perché poi la critica, perché appunto dice che i cristiani non la devono praticare, bla bla bla. Però parla di un eroe, uno, e parla di un tempio. Fra l'altro utilizza, non templum, in latino abbiamo diversi nomi chiaramente per poter indicare il tempio, mi sono ricercata proprio il testo latino appositamente per capire, ma utilizza il termine fanum, che in origine è il recinto sacro. Quindi rientriamo in una categoria molto, molto più ampia. Quindi anche lui lo riferisce, come possiamo vedere, sempre in modo particolare alla Sardegna e ad un eroe in modo particolare. A questo proposito, cosa possiamo quindi dire? Io mi sposto come idea più che a tombe vere e proprie, alla presenza appunto di immagini di qualunque tipo possano essere naturalmente statue più o meno o insomma rappresentative di eroi poi divinizzati, dove le ipotesi a questo punto sono diverse. Alcuni studiosi, fra cui Pittau, avevano ipotizzato che, visto che è improbabile che queste pratiche avvenissero all'aperto, ripeto, nelle tombe dei giganti, proprio per una questione strutturale, avvenissero invece nei nuraghi, che anche l'archeologia ha confermato in una fase più tardi, in cui ormai i nuraghi non si costruivano più, moltissimi, magari non tutti, però moltissimi, hanno avuto certamente una fase, diciamo, legata alla ritualità e al sacro, per Sì. cui era un'ipotesi. Peraltro, per alcuni, proprio la struttura interna del nuraghe si prestava, sicuramente si prestava maggiormente rispetto alle Alle tombe. tombe di giganti, non c'è dubbio. Questa, anche eventualmente a sonni prolungati di diversi giorni, o comunque assolutamente sì. Oppure le suggestioni a questo punto possono essere diverse. Pensiamo al tempio di Antas a Flumini Maggiore, il tempio in onore del Deus Pater. Vi ho detto che l'associazione di questa incubazione alle tombe è dovuta probabilmente a quest'autore più tardo, che ci parla appunto del mito dei Thespiadi sepolti in Sardegna e poi divinizzati. Questa parte del mito probabilmente è di epoca severa, esattamente l'epoca in cui è stato edificato il tempio del Sardus Pater. Sì, Severa, intendi
l'imperatore dei Severi, Severo, cioè. Sì, okay, sì, okay. La dinastia dei Severi, okay. Sì, esattamente, quindi c'è anche questa sfumatura, ma le ipotesi poi possono essere tante e diverse. Pensiamo a Nora. A Nora c'era un tempio dedicato appunto al culto di Esculapio, e da lì proviene una statuetta molto particolare in cui un fedele è rappresentato in posizione proprio sdraiata, come un dormiente, cosa che non ci sorprende per nulla, perché la pratica dell'incubazione, come abbiamo detto, nella Grecia classica era legatissima al culto di Esculapio. L'altra suggestione, che per me anche più di una suggestione, potrebbe invece farci pensare chiaramente ai giganti di Monti Pram, eroi, certo, divinizzati, presso i quali proprio l'espressione para in greco significa presso, non significa dentro necessariamente all'interno, però la possibilità quindi presso gli eroi, presso chiaramente in questo caso eroi divinizzati, può essere più che plausibile. Ecco, questa diciamo insomma la questione. Una questione abbastanza diciamo complessa. Io quella delle tombe dei giganti è una bella suggestione da un punto di vista più romantico, ecco, io la trovo molto difficile. Ascolta, sì. Mi viene da pensare adesso, ma è l'Ecumbesias? Allora, sì. L'Ecumbesias assolutamente sì. Quello rientra in quello che ho detto prima. In realtà queste pratiche sono durate, no? Sono mantenute, perdonatemi, proprio durante nel cristianesimo, soprattutto laddove erano già praticate in precedenza, chiaramente. C'è una continuità, difficilissimo che il culto, culti particolarmente sentiti e importanti, no? Vengano o subiscano delle cesure. Sì, delle cesure, così. Certo. Le Ecumbesias, pensiamo... Soprattutto dei culti legati alle guarigioni. Esattamente. E infatti, Ecumbesias, pensiamo anche Santa Cristina, no? La presenza, ma anche Santa Vittoria di Serri, il Pozzo Sacro, le guarigioni, l'acqua, il rapporto con divinità comunque di tipo ctonio abbiamo. Chiaramente, ripeto, stiamo formulando delle ipotesi che si basano certamente su osservazioni. Il problema è che siamo in fasi in cui, come abbiamo visto, le fonti che abbiamo citato sono fonti greche, poi magari qualche fonte latina molto più tardi. Ascolta, abbiamo qualche fonte che ci dice se funzionavano. Colgo l'occasione, sì, per rispondere a Paoletta, sì, che ci ha fatto questa domanda. Ma con le conoscenze che abbiamo, si può ipotizzare che questa cura funzionasse? Allora, noi non sappiamo se funziona, cioè sappiamo quello che ci dice la fonte. Filoppono nel VI secolo diceva appunto che si accostavano agli eroi in Sardegna e che guarissero. Quindi funzionava. Secondo, aveva la fama, in qualche modo è evidente che la Sardegna è quella più interessata in queste, diciamo, no? In queste fonti, a parte laddove c'erano i tempi dedicati, come abbiamo detto, ad Asclepio, e il fatto che venga ribadito così tanto, forse evidentemente c'era una fama antica. Devo dire che alcuni studiosi, va detto, no? Per correttezza, hanno anche ipotizzato che in realtà anche Aristotele abbia semplicemente ripreso quelli che erano dei miti, e che quindi in Sardegna questa pratica poi di fatto non esistesse. Altri studiosi invece ritengono che Aristotele abbia semplicemente riportato una pratica che di fatto esisteva, e io non vedo quale ragione ci può, cioè, la mia opinione personale è assolutamente che tale pratica fosse... Si svolgeva regolarmente, diciamo, era... Assolutamente, che poi a questa pratica sono stati aggiunti elementi legati al mito, questo sì, e può essere, certo. Ma che questa pratica ci fosse, sicuramente... Ma mi viene anche da pensare, che è anche una cosa da dedurre dalla tipologia di società che si era creata in Sardegna, cioè vedere tutte queste offerte votive nei pozzi sacri, nei templi, pensiamo ai bronzetti, pensiamo alle navicelle, a tutti gli oggetti che sono stati trovati nei templi, e poi pensiamo ai pozzi sacri, cioè i pozzi sacri noi li vediamo sempre come, sì, vabbè, il pozzo, c'è l'acqua dentro, magari la usavano
per la comunità. No, i pozzi sono qualcosa di particolare. Tu prima hai detto che si scendeva per esatto. questi rituali di guarigione, quindi in un luogo buio, e questo il pozzo c'è l'acqua che serve anche per i rituali. Esatto. Quindi mi viene da pensare, visto che il pozzo c'è sempre in questi luoghi, proprio che la Sardegna fosse quasi una macchina di guarigione, un luogo dove si praticava e arrivavano da lontano per praticarlo, un po' come si fa oggi che si va in pellegrinaggio per cercare le guarigioni. Esatto. Tra l'altro, invece, per l'ipotesi Montiprama, ripetiamo sempre. Sì, sì, ritorniamo a Montiprama, sì, che è molto interessante quello. Per l'ipotesi Montiprama, qual è una delle obiezioni che era stata sollevata era quella, ma se si parla di qualcosa legato a tombe, perché, ripeto, c'è comunque un autore, per quanto tardo, questo aspetto lo riporta, quindi va sempre preso in considerazione. In che modo la presenza invece di questi, statue di eroi giovani, no? Atleti / guerrieri. Guerrieri, sì. E senza entrare in polemica per queste cose, e può essere spiegata. In effetti anche lì però una certa spiegazione legata al culto di Iolao ci sarebbe, perché in Grecia proprio i templi dedicati, si ha notizia di templi dedicati a Iolao o a Eracle insieme o separatamente, avevano spesso dei ginnasi, delle palestre. Quindi in realtà l'elemento, diciamo, Iolao, Eraclidi, figli di Eracle, è incubazione, e Montiprama non sono in contrasto fra di loro, no? Questi giovani eroi erano elementi comunque presenti anche nel culto di Iolao. Ricordiamo che Tertulliano parla di un eroe, non parla di eroi, ma parla di un eroe. Non specifico. E se fosse, cioè, non è il nome, però no, parla di uno come se fosse l'eroe. Come se fosse l'eroe per eccellenza, per antonomasia. Esatto. Sì. È la figura di Iolao, per quanto riguarda la Sardegna, ha un ruolo proprio predominante, quasi. Ricordiamo che secondo appunto la tradizione, il mito, Iolao sarebbe stato colui che avrebbe portato Dedalo in Sardegna, Dedalo avrebbe costruito i nuraghi, tante altre strutture, sì, edifici. Quindi insomma, anche in questo, così come però, ripeto, altre ipotesi altrettanto. Ci sono una serie di domande, aspetta, allora, una è questa, Paoletta, l'abbiamo specificato prima, però la ripetiamo, sì, per quali tipi di malattie? Poi, okay, aspetta, un'altra era, erano delle cure riservate a qualcuno o potevano partecipare tutti? E poi, sì, ecco, su alcuni personaggi, oppure se fossero alla portata di tutti? E poi andare all'incubazione era una pratica che si faceva regolarmente. Ecco, una sorta di quello che avveniva nelle terme. Cioè, tutti andiamo alle terme per motivi di salute, per curarci o per mantenere il nostro stato di forma. Ecco, allora, vediamo questo campo. Poi okay, parleremo del riso sardonico. Allora, diciamo così, non lo sappiamo. Sappiamo okay, che bisogna essere onesti, cioè possiamo fare delle ipotesi. Una pratica che nel caso di Asclepio era aperta a tutti i fedeli, questo lo sappiamo, no? L'incubazione, okay, quindi essere fedeli di Asclepio, quindi era una pratica aperta a tutti. Con quale frequenza? No, non lo sappiamo. Per quali malattie? Ecco, lì il problema sta, secondo Tertulliano, vi ho detto, si trattava di liberarsi dalle visioni, anche qualche altra fonte parla di incubi, visioni, quindi malattie mentali, no? Sembrerebbe ipotizzabile, più che malattie fisiche. Fisica. Però così si rimane, si riteneva cioè che attraverso proprio, in altri casi però si parla proprio di cose specifiche da poter fare, quindi non lo so. A me dà più l'impressione effettivamente che più che per la cura di malattie fisiche, l'incubazione fosse legata a proprio questioni relative alla mente e gli stati d'animo. Ma diciamo che però, riportandolo ai tempi attuali, io vedo che molte persone che si ammalano, alla fine, le malattie del corpo in buona parte derivano da uno stato mentale alterato, cioè uno ha un malumore, un lutto, deve elaborare insomma un dolore e si ammala.
Quindi le malattie mentali sicuramente erano prese in considerazione in maniera specifica. Però uno poi andava per curare anche le altre malattie, perché alla fine quello diventava l'ospedale della comunità. Se era un luogo dove si poteva guarire, certo, capisco, le ferite da taglio, c'erano le pozioni, eccetera, eccetera. Però, chiaro, le malattie mentali sono quelle che poi ti portano a malattie più gravi. Certo, è che poi erano... Poi consideriamo anche, da un punto di vista etimologico, l'incubatio e l'incubo hanno la stessa radice. Quindi l'incubo ho visto come visione negativa del sogno che poi ti può alterare la coscienza. La magia antica, che oggi la chiamiamo magia, allora era religiosità, si muove secondo due canali. Uno è quello dell'analogia, cioè che il simile può curare il simile. Se il problema nasce da visioni, incubi, notturni o diurni, perché poi no, questo limite per gli antichi non era così drastico come per noi, è chiaro che io attraverso il sonno indotto e il sogno che mi arriva questa volta dalla divinità curo quel problema, appunto per analogia. Quindi c'è anche molto di questo aspetto. E poi ricordiamo che non era legato solo però all'aspetto iatrico della guarigione, questo è importante, perché in realtà alcune fonti parlano proprio del valore mantico, cioè quei sogni mi dovevano dare delle informazioni che non necessariamente servivano per guarire, ma erano comunque il tramite con la divinità. Era una delle forme di contatto con la divinità, diverse magari da quelle oracolari, no? In cui c'era la pizia nel caso di sì, ma, mi viene da pensare che anche oggi noi da Unebo abbiamo fatto una serie di incontri. Mi viene in mente Stefano Salvatici, che se ci sta guardando lo saluto volentieri. Tra l'altro gli ho sempre detto bravo, ti sei laureato finalmente, hai anche che hai realizzato un tuo sogno, ci sei riuscito, l'hai fatto professionalmente. E lui ha fatto da noi diverse serate dove ha parlato dei sogni, non tanto come l'interpretazione dei sogni, ma proprio ricordo che lui diceva bisogna dormire la mattina, quando ci si sveglia bisogna scrivere quello che si è sognato, perché ci sono dei legami fortissimi. E in effetti durante la notte noi perdiamo conoscenza e viviamo un'altra realtà. Non è detto che questa realtà poi non abbia un significato che dobbiamo tradurre. Quindi penso che vicino a questi luoghi c'erano anche poi quelli che interpretavano ciò che veniva raccontato al risveglio da questi personaggi che si addormentavano per guarire. Anche se io poi ho l'impressione forse che ci fossero due forme diverse di incubazione, ma questa è proprio, diciamo, una mia ipotesi, perché mal si concilia il fatto che Aristotele e gli altri commentatori dicono che appunto il momento dell'addormentamento era lo stesso del risveglio, come se non fosse accaduto niente, con il sogno. Se io ho memoria del sogno, del passare qualcosa è accaduto. Qualcosa certo. È accaduto, mentre l'esempio che io ho fatto prima, banalissimo, dell'anestesia, in cui non ho sogni, non ho nulla, è proprio, sembrano quasi, magari erano due forme diverse, indotte in maniera anche magari diversa, con finalità diverse. Questi due aspetti, appunto, secondo me, quello terapeutico, secondo me, non era presente il sogno, mentre in quello, mi dà questa impressione, invece in quello mantico, chiaramente, il fulcro era il sogno e la sua interpretazione. Ecco, questa, ma diciamo, un'ipotesi assolutamente personale. Ascolta, non poi per quanto riguarda... Sì. Dimmi? Non ricordo se ho risposto a tutte le domande. Sì, sì, sì. Volevo chiederti invece, per quanto riguarda il riso sardonico. Sì. Allora, riso sardonico, beh, quello è un altro argomento bellissimo. Pensate che il primo a citare il riso sardonico è Omero, quindi sì. È Ulisse che muore con questo sorriso, punto, gli viene lanciata dura contro i proci questo, insomma, un osso, se non ricordo male, lui rise di riso sardonico, si dice, in cuor suo. Che cos'è il riso sardonico? Qui anche questo è un po' difficile. Allora, nel senso, il riso sardonico è legato proprio al fatto che si faccia una risata amara, lo vogliamo chiamare così, una risata che è più un ghigno, che quindi non esprime felicità,
Tanto che tutti gli esempi, chiaramente tratto proprio velocissimamente perché la serata è praticamente conclusa e non dobbiamo annoiare. Sì, giusto 10 minuti, Sì, vai. certo. Dicevamo, è legata quindi a un qualcosa che è alla mimica facciale, ecco, diciamo così. Il termine stesso, allora, in alcuni commentatori il sorriso è gelos in greco e rimane. Quello che cambia è l'aggettivo, per alcuni è sardonios e quindi legata all'isola di Sardo, cioè alla Sardegna, per altri invece è sardanios e a questo punto sarebbe legato a un verbo greco che indica il digrignare i denti. Tutti i commentatori lo legano però alla Sardegna. E okay. Miti anche più tardi, come quello per esempio di Talos, del gigante di bronzo posto a difesa dell'isola di Creta, secondo alcune fonti, per altre invece assolutamente presente in Sardegna, le vittime vengono dette, morivano purtroppo appunto bruciate vive secondo questo, secondo questi miti, tutte con un sardonios gelos, quindi con questo riso sardonico. Tutte ci riportano, diciamo, grosso modo, alla Sardegna. Alcune legate proprio al nome, no? Altre legate alla presenza in Sardegna di un'erba, la cosiddetta erba sardonia, che è stata, diciamo, poi in realtà interpretata come erbe diverse. No? Ci sono diverse... Un miscuglio di erbe, quindi? No, secondo alcuni studiosi già antichi sarebbe un certo tipo di erba selvatica, okay. Secondo altri altra, e la stessa in moderni, che produrrebbe una di queste, una sorta di paralisi, okay. Facciale e quindi la morte. In sardo una di queste piante è Sapiu Burdu, che si trova una sorta di finocchio selvatico, insomma, diciamo così, di finocchietto selvatico. La questione è, diciamo, complessa e dibattuta. Di sicuro in Sardegna tanto è rimasto, diciamo, nel linguaggio anche, che basti pensare i modi di dire sarenada a ruta a terra e squattarada, il sorriso, no, della melagrana quando cade a terra e si rompe, non è un sorriso allegro, ok? È un sorriso. Oppure il sorriso dei capretti a Pasqua, no? Che tipo di sorriso può essere? E io l'ho legato invece a un'espressione che si usa in campidanese, soprattutto per i bambini, sarrisu un crajou, la risata con questo crajou, quindi la cotenna dura, che cosa fa? Che si crepa, cioè dal riso, il bambino, l'espressione significa semplicemente il bambino che passa dalla risata al pianto, un pianto isterico, cioè una risata isterica che poi prelude in realtà, no? Al pianto. Sì, sì. E considerate che il riso sardonico era legatissimo ai bambini. Lo legano alla Sardegna e si diceva che proprio in Sardegna ci fosse in modo particolare un idolo di Crono, un grande idolo di Crono in cui i bambini sarebbero stati sacrificati ancora una volta, sempre bruciati vivi. Probabilmente la leggenda nasce dal fatto che in Sardegna vi erano moltissimi Tophet, quindi necropoli in cui erano ospitati proprio solamente bambini, quindi si pensava infanticidio rituale, cose e cose varie. Sì. Questo ce lo raccontavano i romani per denigrare, insomma, per far sembrare cattivi, esatto, i sardi di epoca cartaginese. Sì. Però effettivamente è molto legato ai bambini, e l'altra paradossalmente è legato ai bambini da un lato e invece agli anziani con le pratiche di geronticidio dall'altra, molto, molto frequenti. Anche in quel caso per i... velocemente, semplicemente una serie di leggende e tradizioni riportate sia dal mondo greco che dal mondo latino dicono che in Sardegna a una certa età gli anziani si uccidevano, quindi venivano fatti morire, mandavano volontariamente spesso presso dirupi da cui poi si gettavano, e che loro lo facevano volontariamente con piacere, tanto che il loro volto era animato da un sorriso che appunto sembrerebbe essere questo sardonios gelos, e quindi alcuni lo legano a questo fatto, e quindi a pratiche comunque di questo tipo.
ma tutte lo legano alla Sardegna, non solo da un punto di vista etimologico, non solo per la presenza di queste erbe molto pericolose, velenose, che erano note in antichità, ma anche appunto per tradizioni che sono, insomma, che si sono mantenute molto forti. Cercato di essere il più veloce possibile. Sì, ma qui si parla appunto in Sardegna, abbiamo questi inghiottitoi dove venivano scaraventati i vecchi, ricordo che qualcuno ne parlava per Monte Baranta, altri in Ogliastra, la famosa Baba Iecca, però d'altro canto ci sono le leggende che dicono invece che i vecchi venivano risparmiati e portavano la fortuna delle loro comunità, venivano tenuti in segreto perché loro raccontavano con la loro esperienza ciò che bisognava fare, insomma, bisognava evitare questo. Invece ricordo questa tu hai iniziato parlando del riso sardonico riferendoti a Omero. Ricordo che Ulisse, non so in quale vicenda, veniva colpito da un osso che era una freccia avvelenata, cioè una spina forse intinta in una sostanza velenosa che ne causò la morte. Quindi Ulisse stesso è morto in questa maniera. Allora, il passo a cui mi riferisco io è proprio nell'Odissea, quello non c'è, quel passo che esatto, dice, no, infatti cioè, nell'Odissea è proprio relativo al momento in cui lui si trova nella sua reggia, torna in patria, torna alla sua reggia, la trova occupata dai proci che stanno banchettando, sì. Lui si finge mendicante, sì. E lui ride di riso sardonico perché intanto certo ha subito un'umiliazione, ma lui ha già il piano della vendetta finale che porterà poi alla morte, quindi è sempre legato però questo riso al momento che precede la morte, propria o altrui. Ecco, questo c'è sempre, fin dalle origini, fin dalla prima attestazione che noi possediamo, naturalmente ce ne saranno state più antiche che quella omerica, che comunque insomma certo. È notevole certo. Come, insomma, come certo. Citazione. Va bene, bene, sono quasi le 8, accidenti, è volata via questa serata. Emanuela, io ti ringrazio per questa passeggiata che ci hai fatto fare attraverso questi due argomenti molto, molto intriganti, ripeto, perché se ne parla tanto per sentito dire, però tu oggi hai portato queste testimonianze dalle fonti che sono state illuminanti, perché adesso abbiamo insomma degli stimoli notevoli per proseguire, per chi vorrà approfondire. Certo, raccomandiamo sempre quando si va in giro per i boschi, per la natura, non mangiate le erbe che trovate perché possono essere tossiche, ci sono dei funghi pericolosissimi. Quindi, però diciamo d'altro canto che i farmaci hanno dei principi attivi molte volte che derivano da piante che apparentemente sono tossiche, anzi se si prendono in grande quantità sono tossiche. Il problema sono i dosaggi sempre, quindi prendendole con dosaggi giusti producono dei benefici, altrimenti è un problema. Problema grosso. Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo, saluto tutti gli amici che ci hanno seguito, adesso noi cercheremo in qualche modo di rispondere alle domande che hanno fatto, che sono state numerose, tutti ci ringraziano. Do appuntamento a tutti i nostri amici sempre il venerdì alle ore 19, avremo altri ospiti, ho avuto la promessa da Giovanni Ugas che ci farà due serate, magari mandiamone un pochettino avanti, questi hanno partecipato a quelle serate alla fiera e sono tutti un pochettino stanchi, certo. Quindi vogliono staccare la spina. Ci sarà Giorgio Murru che ci parlerà del conto Ugolino, della Gherardesca, un personaggio molto importante, e io credo che con Emanuela potremo fare qualche altra serata, ogni tanto ti chiamerò per darti, ma perché non ci parli di quest'altra cosa che... Va bene. Se non ha sono sempre disponibile. No, guarda, le tue serate sono sempre state piacevolissime, me le chiedono sempre, ma che brava quella archeologa che hai invitato, che ci ha parlato insomma di queste tradizioni. Bene, un saluto a tutti, buon fine settimana. Grazie Emanuela, grazie per la grazie serata. Grazie a voi davvero. Caro saluto. Arrivederci.